Signori, buonasera, benvenuti alla TG di Carletto News Strane dal Mondo. Andiamo alla prima notizia. Allarme per l'invasione di locuste. Ashalim, Israele. Il Ministero dell'Agricoltura israeliano sta facendo di tutto per cercare di scacciare gli sciami di locuste che stanno letteralmente invadendo il sud del paese, nella speranza di evitare una delle mitiche piaghe bibliche proprio 2 settimane prima delle vacanze di Pasqua. Nonostante le preoccupazioni, alcuni israeliani vedono però le cavallette come una sorta di manna dal cielo. Alcuni residenti di Ashalim, per esempio, sono andati a caccia di cavallette prima che venissero spruzzati dei pesticidi per scacciarle, perché le cavallette, spiegano, si possono mangiare. Sono degli animali puri. Lo stato di allerta per le locuste è scattato la scorsa settimana e sembra che un nuovo sciame sia in arrivo dal vicino Egitto. Meno male, e allora buon appetito. Altra notizia, selezione del personale basata sull'odore delle ascelle. Una delle selezioni del personale più insolite degli ultimi tempi è quella portata avanti da una compagnia aerea cinese, la Hainan Airlines, che ha selezionato il personale basandosi sull'odore delle ascelle. Proprio così. I candidati dovevano togliersi camicia e maglietta e farsi annusare da un addetto della compagnia aerea e tutti i candidati che emanavano odore venivano scartati. Ovviamente erano richieste anche altre caratteristiche, e meno male, tra cui visione perfetta, ottima conoscenza dell'inglese e altezza massima di 1,87 m. Qualche candidato scartato, il puzzone, a causa dell'odore, ha polemizzato con i selezionatori, i quali, alle domande dei giornalisti, hanno difeso però i loro particolari criteri di selezione. Il nostro staff lavora a stretto contatto col pubblico e nessun passeggero vuole annusare le ascelle del pilota. Sì, ok, ma immaginate la giornata tipo dell'annusatore? Terza notizia, collezionista delle Barbie spende $30,000 all'anno. Il 41enne Stanley Colright, titolare di una ditta di pulizie, ha iniziato a collezionare Barbie nel 1997. Ora ne ha quasi 2000. Ogni mese aggiunge una media di 20 bambole alla sua collezione. Spesso sono prezzi pregiati e la sua passione appare essere decisamente costosa, dato che pare gli costi almeno $30,000 all'anno. L'unico limite allo sviluppo della collezione potrebbe essere lo spazio in casa. Per ora Stanley ha riempito solo 4 stanze e ne rimangono solo 3 a disposizione, ma l'uomo non esclude di incollarle al soffitto se proprio finisse lo spazio. Hai pensato di metterle anche in garage o no? Altra notizia, sempre strana. Donna trova su internet le foto della sua operazione al seno. È rimasta totalmente scioccata quando, cercando il suo nome su Google, ha trovato come risultato le foto della sua operazione al seno. La donna, una psicologa della Georgia, ha fatto la scoperta per caso, trovando il prima e il dopo dell'operazione a cui si era sottoposta alla Marietta Plastic Surgery Clinic. Ha raccontato che era sì consapevole che erano state fatte delle foto, ma sul documento che aveva firmato c'era scritto che non sarebbero state associate con il suo nome qualora fossero state diffuse. Ma così non è stato e la donna ha trovato le foto in internet con grande facilità. Imbarazzata, ha preteso che le immagini fossero immediatamente rimosse e ha fatto causa alla clinica. Ancora una notizia, centinaia di ciclisti a dorso nudo contro il traffico. Lima, Perù. Centinaia di ciclisti mezzi nudi hanno letteralmente invaso le strade di Lima per esprimere il loro malcontento per il traffico cittadino e per lo scarso rispetto dimostrato dagli automobilisti nei confronti del popolo delle due ruote. La maggior parte dei manifestanti ha indossato solo dei pantaloni e molti di loro hanno pedalato a torso nudo.
Gli organizzatori hanno detto che vogliono che la gente riconsideri l'uso delle auto come mezzo di trasporto e opti invece per le biciclette. Carletto condivide a pieno titolo. Ultima notizia, sconvolgente. Signore, lei è incinta di due gemelli. Una gravidanza in atto da 2 mesi, una notizia bellissima. Peccato che a riceverla sia stato un signore inglese di 50 anni, Hilton Plettle, che di mestiere fa il magazziniere in un supermercato. L'incredibile comunicazione ufficiale dell'ospedale di Norwich era autentica, corretta e conteneva anche tutti i dati di Plettle, che in quell'ospedale si era operato anni prima per dei fastidiosi calcoli renali. C'erano anche una serie di premurosi consigli su come portare avanti la gravidanza e l'invito a sottoporsi ad una ecografia. È giusto. L'errore, secondo l'ospedale, è inspiegabile perché tutte le procedure seguite erano corrette. La vita di Plettle è stata comunque scombussolata da settimane, è oggetto di ironia da parte degli amici, colleghi, e non può entrare al lavoro o al pub senza sentirsi apostrofare. Arrivano mamma e bambino. La compagna di Plettle ha anche commentato: incinto lui non sarebbe mai in grado di portare avanti una gravidanza. Secondo me era solo gelosia. Era questa l'ultima notizia prema man del nostro TG di Carletto, news strane dal mondo, sti gesti non terminano mai. L'appuntamento è alla prossima settimana. Se aveste delle notizie veramente strane, vi preghiamo di selezionarle e di comunicarle alla pagina Facebook di Carletto. Grazie